Benvenuti e bentornati in questo episodio di Andalusia, tra cultura, tapas e sangria. Siamo a Siviglia, siamo praticamente nel centro storico di Siviglia. Adesso andremo a fare un piccolo tour notturno di quello che si può fare di Siviglia. Ovviamente, se volete andare a ballare, le discoteche ce n'hanno un finire. Ho visto che ci sono discoteche a tre piani, ma non fa il caso mio neanche della Vale. Anche perché alle 10 saremmo già... Alle 10 io già dormo, poi di solito alle 10 la gente neanche ancora si sta preparando per uscire. Quindi noi adesso faremo un piccolo tour notturno di Siviglia per mostrarvi Siviglia la sera. Facciamo una passeggiata, che ci può stare dopo cena, una passeggiata... E sempre fa sempre bene. La nostra cena è stata praticamente un cena pranzo che abbiamo finito di pranzare alle 5, 2 ore fa. Già solamente tra le luminarie, i negozi, ma anche le illuminazioni con le standard artistiche che ci stanno della città, è uno spettacolo, perché ci sono i lampioni, quelli in stile antico, che sono meravigliosi, fanno una luce spettacolare. La vetrina di sto negozio di dolci e di cioccolati, perché fanno le loro produzioni, è meravigliosa. Guardate che palazzi che ci stanno, con tutte le illuminazioni anche alle finestre per dare più luce a tutti quanti gli archi che adornano la luce, proprio la luce della finestra. Tutta arrabbeggiante, eh? Adesso ci dirigiamo in una struttura moderna. Andiamo alla Setas. Siamo al Setas di Siviglia, prima tappa del nostro giro notturno. Questa struttura moderna, tutta quanta, come vedete, praticamente sono 1, 2, 3, 4, 5 funghi, mi pare, che sono, si illuminano e ti danno anche una veduta della città. Modo di poter dare modo alle persone di vedere anche la città in un modo, con una prospettiva diversa. Fanno tutti dei giochi di luce, quindi quando tu sei su è un'esperienza proprio cromatica anche, solo che non, da giù giustamente non riesci a vedere, perché i giochi di luce tendono a dare proprio su dove tu cammini su questo fungo. L'ingresso è 10 euro, cioè sia la sera che la giornata, quindi o 10 euro la mattina o 10 euro la sera, non ti cambia il prezzo. Praticamente sotto il fungo della Setas ci sta il mercato della Encarnación, che stasera è molto chiuso. Allora, l'accesso al Mirador avviene da qui. Praticamente potrebbe esserci che oggi sia gratis con tutta sta gente che sta andando. Proviamo a vedere. Proviamo a vedere, vale. Sotto ci sono anche delle rovine romane. Si possono anche ammirare queste rovine, che c'è questa parte qui, in questo percorso, che questo è gratuito, poi puoi scendere e non pagare per vedere questo. Il costo è al botteghino qui, se non prenoti prima, è 11 euro, un euro in più del sito che... 15 euro? Sì, generale 15. Il generale 15 euro. Ammazza, sul sito te propongono però 10 euro, però c'è comunque la possibilità di poter andare sotto al fungo e vedere da sotto alla fine. Quindi poi c'è anche movimento nella piazza, ci sono bar, ci sono locali, bancarelle, edicole, quindi alla fine si riescono a fare tante cose. Ora è il periodo natalizio, quindi ci sono pure i banchetti di Natale ovunque, caldarroste ovunque.
l'esperienza noi non la facciamo perché continuiamo a fare dei giri, non ci interessa salire su, anche perché oggi salendo l'ultima volta che siamo saliti su in quota ci è arrivata giù dell'acqua pazzesca. Passeggiando dalla Setas di Siviglia ci si può indirizzare verso il Real Alcazar, che dista circa 4-5 minuti a piedi, non è lontanissimo, e nel frattempo gustarsi anche i palazzi illuminati qua delle vie di questo quartiere antico. Noi però nel frattempo faremo prima tappa per vedere da fuori, poi decideremo se entrare, dipende il flusso di gente che c'è, all'Alfa Alfa, che è uno dei bar tapas più famosi di Siviglia, perché si dice che le migliori tapas si mangiano qui a Siviglia. Quindi noi dalla Setas ci sposteremo facendo questa tappa intermedia e poi andremo al Real Alcazar. È inutile dirvi che ci si può fermare in qualsiasi bar che uno vuole nel frattempo e prendersi uno sherry, tipico qua anche di Siviglia, oppure a un forno e prendersi un dolcetto. Questo è il bar Alfa Alfa, qui praticamente i sevigliani vengono ormai anche turisti a sfamarsi velocemente con una tapa, ed è rinomato per le sue tapas. Quindi dalla via dell'Alfa Alfa si continua e in una decina di minuti, sempre camminando dentro il quartiere, questo barrio qua del centro storico, si arriva alla Real Alcazar. Questo è un modo per poter comunque allontanarsi dalla bolgia dei turisti e in più poter ammirare tutte le stradine di sera e le architetture molto belle. Questo giro lo sto utilizzando soprattutto per poter anche digerire il pasto di oggi. Ci sta. Peccato che piove, sta cosa mi dà un fastidio. È un attimo che da una via come questa dietro di me sbucare in mezzo al casino, guardate qua. Quindi cioè, vi estraniate per poi ritornare di nuovo in mezzo alla civiltà e alla movida. Si ritrova sotto la Giralda illuminata di sera. Una meraviglia. Quant'è bella sta piazza di sera. Peccato che piove. E quindi si può ammirare l'architettura anche con l'illuminazione notturna della cattedrale di Siviglia. Poco distante da qui ci sta la Real Alcazar. Poi si possono fare tante cose qua a Siviglia la sera. Come ho già detto, si può andare a ballare, ci sono delle zone dove addirittura ci sono tutti i locali con gli universitari, quindi c'è proprio la movida al massimo. Ci sono locali per chi vuole un po' più di atmosfera, ci sono i locali, quelli un po' più alla moda, dove bisogna prenotare. E ci sono anche i quartieri dove si può, un quartiere per la precisione, che ti può portare alla scoperta del flamenco.
con vari bar o teatri che ti fanno spettacoli di flamenco, ovviamente a pagamento, dove tu all'interno puoi vedere il flamenco, come ballano, ti godi lo spettacolo, ti bevi un drink e poi te ne rientri a casa. Siamo arrivati alla Real Alcazar, bella anche di sera, soprattutto in questo periodo con tutte anche le luminarie natalizie intorno, nel parchetto che sta proprio lì davanti a questa fortezza. È veramente una bella passeggiata, solo che io ho la fortuna che piove, con la Vale abbiamo la fortuna che piove. Cambio di programma, volevo andare al mosaico che successivamente che c'è qui lungo il fiume per poi arrivare e passare il ponte e andare al barrio del flamenco, ma purtroppo non me lo permette il tempo, nel senso che adesso troviamo un baretto, magari ci fermiamo un po', ci asciughiamo un po' perché veramente siamo zuppi già. Venite, venite in estate, meglio il caldo, beh, sudare che farsi bagnare la pioggia. Noi adesso siamo qua proprio davanti alla piazza della cattedrale, c'è tutto un mercato natalizio, stellini da utilizzare per il presepe, quindi di tutti i personaggi e anche per allestire i presepi, i materiali per allestire i presepi. Quindi è anche carino e interessante da vedere. Cioè, guardate qua. Ah, finito finalmente! Che meraviglia! Siamo spuntati quindi dalla cattedrale, passando dal Real Alcazar, anzi costeggiando il Real Alcazar sulla Avenida della Costituzione. Adesso continuiamo qua, ci godiamo un po' le bancarelle, l'atmosfera natalizia, vero Vale? Che a noi piace tanto l'atmosfera natalizia. Tutti presepi. Solo presepi. Guarda, per un appassionato di presepi, qui questo sarebbe il suo mondo perfetto. Sarebbe il paese dei balocchi per un amante del presepe, questo qua. C'è di tutto, eh. Cioè, veramente, di tutti gli stili, tutte le dimensioni, dai più piccolini a quelli grandi. Tutto quanto. Di tutto ce n'è uno dentro un televisore antico. Comunque è ripreso di nuovo a piovere, non c'è pace. Non c'è pace, Vale. Ma guarda che atmosfera che c'è, scenario. Poi si intravedono delle parti di edifici più recenti, diciamo, come epoca, e altre parti che sono tipo delle torri, che erano magari delle torri normanne, dei mori. Questa via qua è stata resa pedonabile da pochi anni, mo riprende a piove, aspettate, è stata resa pedonabile da pochi anni, dicevo, quindi la città di Siviglia è in continua crescita, in continuo sviluppo, vuole migliorare se stessa, è una città che comunque sta molto ormai incentrata nel turismo principalmente, anche se l'università e altri prodotti manufatturieri comunque hanno la loro realtà in questa zona qua. Ho visto delle ceramiche, ho visto delle aziende farmaceutiche per strada venendo qua nei dintorni di Siviglia. Cosa interessante è che questa città oggi comunque è la capitale dell'Andalusia, che è una regione autonoma della Spagna, una delle prime regioni, dei primi stati autonomi che si sono dichiarati autonomi qua in Spagna.
proseguendo da questa via, davanti questa fontana meravigliosa, questi putti, andremo verso Plaza de España per ammirarla di notte. Giustamente, perché non andare in Plaza de España per ammirarla di notte? Una delle piazze più belle di tutta la Spagna, forse non di tutto il mondo, non lo so, posso dire questo, ma in compenso è un luogo dove hanno girato un paio di film importanti. Proseguendo verso la Plaza de España ci si imbatte nella fabbrica del tabacco. Attualmente oggi è l'Università di Siviglia, però pensate che questa era la fabbrica di tabacco della Compagnia delle Indie, quindi loro importavano il tabacco e lo venivano a lavorare qui. Oggi è adibita a sede dell'università ed è veramente un bellissimo palazzo. Si ha veramente modo di ammirare delle strutture, delle architetture che sono incredibili, come anche i tram che ti ci passano davanti, come vedete qua. Speriamo che domani sia una bella giornata. Quindi a 10 minuti dalla fabbrica di tabacco ci sta l'ingresso della Plaza de España. Monumento, perché si può chiamare un vero e proprio monumento, recente, caravale, è stata costruita nel 1928 per l'Expo Iberico Latinoamericano che hanno fatto qui a Siviglia, e costruirono la Plaza de España e il giardino di Maria e qualcosa che non mi ricordo il nome, che è qua vicino, Maria Luigia, sì, una roba del genere. Adesso andiamo a vederla di sera, poi sperando di tornarci col sole, che con le sue ceramiche deve essere molto bella. Questa piazza di giorno è veramente strabordante di turisti, no? Invece noi di sera ce la godiamo. Guarda che bella già la torre principale. Questa è la Torre del Nord, la Torre Norte. Guarda che meraviglia. Adesso non c'è nessuno, però ci si possono affittare anche le barchette per fare i giri, perché c'è proprio tutto un lago intorno, un fiume intorno. Qui è stata girata sia una puntata di Star Wars, una scena di un film di Star Wars, e anche Lawrence qualcosa, me ne verrà in mente.
finalmente ha finito di piovere. Questo luogo qui lo vedremo di giorno, che con la luce del sole rende molto di più. La sera è affascinante, ma di giorno è un'esplosione di colori, ve lo assicuro. Adesso noi ce lo stiamo gustando così di sera, è una cosa che vi consiglio perché ci siamo solo noi e qualche altro turista che sta facendo delle foto instagrammabili sui ponti, sulla fontana e quant'altro. Ci sono queste panchine che sono quasi dei mezzi troni, che sono praticamente degli altari che ci stanno praticamente tutto intorno a semicerchio in questa piazza. Continuano fino là in fondo. Adesso non mi ricordo quanti sono, però comunque sono, mi pare che siano dedicati a ogni città che poi fa provincia qui in Spagna. Però lo vedremo meglio in una giornata di sole, di luce, con la luce. Non so se ci sarà il sole. È una cerveseria, ci beviamo una bella birra dopo la passeggiata, che male non fa, no? Interessante, buona. Io ho preso un especial, la Vale ha preso una lager. Birra strong, molto strong, comunque buona. Siamo a Morriña, Sevilla. Siamo quindi sull'avenida della Costituzione numero 40. La birra non è affatto male, Non so i prezzi però, Le birre sono della Estrella della Galizia, quindi non sono andalusiane, sono della Estrella. Molti si lamentano che sono cari, leggendo delle recensioni, però ci può stare, cioè alla fine se sei abituato a pagare 1,50€ una birra, qua la paghi il doppio, ti offendi un po', c'è anche vero, però non mi lamento, almeno cioè, sono buone, non è la classica Pils che dopo un po' ti stufa, che la butti giù come l'acqua alla fine. Vi porto a vedere una cosa fantastica, siamo all'8 di dicembre, quindi le chiese sono aperte con tutte le esposizioni, diciamo, a festa per le varie madonne che ci stanno di ogni chiesa. Questa era adesso vi porto a vedere la chiesa di Iglesia de Sant'Antonio Abad. Da dentro Jesus Nazareno, proprio non finisce più. Comunque potrebbe essere l'Immacolata Concezione oggi, quindi, e questa è la Iglesia de Sant'Antonio. La passeggiata notturna per noi finisce qui, ci vediamo a un prossimo video, sempre qua su Siviglia, perché continueremo a esplorare Siviglia. Commentate, iscrivetevi, condividete, mandate i dolci alla Vale per Natale, regalate tanti dolci alla Vale per Natale. Ci vediamo alla prossima puntata, un bacio, ciao!